Ciao a tutti ed eccoci qua. Siamo giunti quasi al termine di questa tipologia di esercizi. Negli scorsi giorni abbiamo visto come trovare l'equazione della circonferenza quando siamo nel caso 1, 2, 3 oppure 4. Per concludere tutte le casistiche, oggi andremo a vedere come trovare la circonferenza quando vi vengono dati due punti A e B e quando il centro sta su una retta data. Come sempre partiamo da un esercizio pratico. Ho le coordinate A e B, che sono due punti che passano per la circonferenza, e il centro appartiene a R, dove l'equazione di R è la seguente. Graficamente la situazione è questa. Ho due punti A e B che stanno sulla circonferenza e il centro non lo conosco, però so che sta su questa retta. Come facciamo a trovare l'equazione della circonferenza? Il metodo migliore è quello di risolvere un sistema di tre equazioni in tre incognite. Come avete capito già dal video di ieri, è importante conoscere bene i sistemi lineari 3x3. Quindi se avete dei dubbi, andate a ripassare la playlist sui sistemi lineari, perché se non sapete fare i calcoli, è chiaro che non riuscite a risolvere i problemi sulle circonferenze. Allora, abbiamo detto sistema. Parola magica, tutte le volte che dice passa per, vado a sostituire le coordinate dei punti nella circonferenza. Quindi vi suggerisco sempre di scrivere l'equazione generale della circonferenza. Andiamo a impostare il nostro sistema. La prima equazione si ottiene andando a fare il passaggio per A, ovvero abbiamo detto andiamo a sostituire al posto di X la coordinata di A e al posto di Y la coordinata Y di A. Quindi X alla seconda diventa 1 alla seconda, cioè 1. Y alla seconda diventa meno 2 alla seconda, 4. A per X, cioè A per 1. B per Y, cioè B per meno 2. E più C lo ricopio. Prima equazione fatta. Seconda, facciamo il passaggio per B, ovvero andiamo a sostituire al posto di X 0 e al posto di Y meno 1. X alla seconda, 0 alla seconda 0, y alla seconda meno 1 alla seconda fa più 1, a per x a per 0, 0, quindi posso anche non scriverlo, b per y, b per meno 1 e più c lo ricopio. Ultima, il centro. Noi sappiamo che il centro appartiene a questa retta. D'altra parte sappiamo anche che il centro, secondo le formule, si trova in questo modo. Quindi cosa facciamo? Parola magica appartiene, quindi vado a sostituire in questa equazione della retta al posto di x la x del centro, al posto di y la y del centro. In questo modo. Ora che abbiamo impostato il sistema, andiamo a fare i calcoli. Quindi sommiamo qua i termini noti e qua facciamo le moltiplicazioni. Nella terza equazione ho fatto l'MCM che era 2, l'ho mandato via. Ecco perché rimane meno 3a meno per meno più b uguale a 0. Ora andiamo a risolverlo, quindi la cosa migliore da fare è andare a esplicitare l'ultima. Per esempio b uguale, porto di là 3a. La terza equazione è diventata questa. Ora al posto della prima, dove c'è b, vado a mettere 3a. Quindi questi due li ricopio e allo stesso modo nella seconda, al posto di b 3a. Facendo i calcoli viene questo meno 6a sommato a più a fa meno 5a. La seconda non ho calcoli da fare, quindi la ricopio, e la terza pure. Ora dobbiamo andare a risolvere le prime due tra di loro. Noto che hanno entrambe più c, quindi il metodo migliore per risolvere queste due è applicare il metodo di riduzione. Per fare ciò ho bisogno che qui ci sia meno c, perché voglio che siano opposti. Moltiplico tutta la seconda equazione per meno 1, che vuol dire cambiare di segno tutto. Qui è diventato meno, qui più e qua meno. A questo punto faccio la riduzione, quindi vado a sommare in colonna. Sommando in colonna viene 5 meno 1, 4. Poi meno 5a più 3a fa meno 2a, più c meno c va via e uguale a 0 lo ricopio. Quindi sommando in colonna questi termini, ecco perché li ho sempre scritti nello stesso ordine, ottengo questa equazione. Porto di là a, divido tutto per 2, quindi ottengo a uguale a 2. Ora che ho trovato a, lo vado a sostituire qui, così viene 3 per 2, 6. Devo trovare c,
Quindi cosa faccio? Vado a sostituire in una delle due equazioni del sistema prima, a mio piacimento, quindi quella che preferisco, A2B6. Prendo la prima, io ce l'ho nell'altra pagina, voi andate a vedere nei vostri appunti. Qui c'era 5A, quindi al posto di A ho messo 2, e viene 5 meno 10, che fa meno 5. E quindi C è uguale a 5. Ricopiamo in bella copia il sistema. Ora che ho trovato A, B e C, che era il mio scopo, vado a sostituire questi valori all'equazione della circonferenza, che vi ricopio qui, e quindi viene così. In sintesi, impostare il sistema di tre equazioni in tre incognite è molto semplice, perché basta fare il passaggio per A, quello per B e la sostituzione delle coordinate del centro nella retta. Dopodiché la cosa in cui bisogna stare più attenti e fare attenzione ai calcoli. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi. Trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.